Sono molteplici gli obiettivi che verranno raggiunti grazie ad un accordo di programma tra l'amministrazione comunale di Berzo Inferiore e la parrocchia per la sistemazione del vecchio cinema teatro nel centro del paese, che diventerà la sala di comunità, ma che permetterà anche di realizzare tanti altri progetti. Un'opera a cui stiamo lavorando da tantissimi anni, perché per noi questo edificio, l'ex Cinema Teatro, è un edificio fondamentale perché è sempre stata la sala della comunità. È ormai in disuso da 15 anni. La sua ristrutturazione, grazie ad un contributo di Regione Lombardia, permetterà di riavere una sala di comunità, un teatro, un cinema, un luogo per le feste di piazza in caso di maltempo, un punto di ritrovo per i ragazzi e i giovani. L'intervento prevede che la parrocchia, che ringrazio, ma anche la Curia di Brescia, che hanno dato il loro assenso a un accordo che prevede che il Comune di Berzo acquisisca un diritto di superficie a titolo gratuito per 25 anni sulla struttura. Quindi il Comune si farà carico di gestirlo e di fare le manutenzioni per 25 anni. Al tempo stesso investirà 100.000 euro provenienti dalla Regione per la riqualificazione energetica e per la rimessa a norma. La parrocchia avrà la possibilità di utilizzare senza nessuna limitazione questo immobile. Si torna un po' al vecchio accordo che negli anni 80 c'era tra parrocchia e comune, dove il comune gestiva la struttura e la parrocchia ne aveva un utilizzo. E in più si potranno realizzare dei parcheggi recuperando un'area retrostante per il centro storico. La parrocchia cede a titolo definitivo e gratuitamente al comune il cosiddetto brolo, che potrà essere utilizzata per realizzare altri parcheggi, in modo particolare a servizio della Via Santa Maria. I progetti non si fermano qui, entro il prossimo anno tutti gli edifici pubblici saranno rimessi a nuovo. Il lavoro a cui abbiamo dedicato i primi anni di questo mandato. Il prossimo anno ci potremo dedicare invece nuovamente ai bisogni un po' più quotidiani dei cittadini. Le priorità saranno chiudere l'accordo per realizzare un parcheggio in via Patrioti, le asfaltature delle strade e la messa a norma dei parchi gioco.